Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo finalmente alla Lega Pokémon di Pokémon Rosso Fuoco. Spero che siate eccitati quanto lo sono io, perché questo sarà un episodio un po' lunghino, ma ne varrà sicuramente la pena. La mia preparazione. Immagino che siate eccitati, quindi diamoci una mossetta, Esploriamo un attimo i Pokémon che porteremo alla fine. Abbiamo Jolteon, velocissimo attaccante speciale, praticamente mono elettro, ma sarà vitale per buona parte dei Super 4. Ho deciso di tentare di prendere Meow e raccattare Intro Forza. Questo è quello che vi dovrei dire. Quello che invece è successo davvero è che ho usato un trucco per darmi le intro forze. Per darmi intro forze infinite. Per vedere che se per qualche. Per un po'. Se avessi avuto fortuna e avessi beccato un intro forza di tipo speciale, avrei potuto metterla a buon uso. Ma sono abbastanza sicuro che è di tipo fisico. E perché era inefficace. Era inefficace contro. Scusate. Era inefficace contro un Venonat, quindi sono abbastanza sicuro che sia di tipo veleno. Sarebbe da vedere, però veleno è fisico e Jolteon non ha attacco fisico. La conseguenza di questo trucco è che pur avendolo levato, ho questi cosi qui che non finiscono mai e che anche se li vendo tento di buttarli via, e quindi ho praticamente soldi infiniti. Non ha un impatto sullo scopo del gameplay, ma beh, non è esattamente il massimo. Perciò, il prossimo, Dodrio, un attaccante veloce fisico, questa volta. Gli ho insegnato all'acciaio, per fare in modo che potesse colpire i tipi roccia. Non so se la userò. Mi piacerebbe provare a usarla contro uno dei Super 4 all'acciaio. Vediamo come va. E per il resto, beh, è normale. Dodrio. Hitmonlee. Gli ho insegnato gran fisico. E mi aspetto che. Scusate, ho un po' di tosse. E mi aspetto che faccia un po' di lavoro per i. Almeno i primi due Super 4. Dopodiché abbiamo Jinx. Ho deciso di non insegnarle calmamente e vedere se riesco a uscire tranquillo solo con Demon Bacio. Gli ho insegnato Hero Pulsar, come ho detto che avrei fatto, e Gelo Raggio. Arcanine ha imparato, come ho detto qualche tempo fa, al 49, che avrei imparato extra rapido, e infatti è quello qui. A Rassalto, gliel'ho insegnato via TM. E per il resto Arcanine direi che è uguale. Guardate che statistiche, come si fa a non dire che questo è uno dei Pokémon fuoco migliori del gioco? E infine, ho sostituito il morso di Blastoise con Gelo Raggio. In altre parole, ho morso solo su Arcanine e spero che basti contro Agatha. Detto questo, gli oggetti che ho rifilato, vabbè, la moneta amuleto è irrilevante. Ho dato gli avanzi ad Hitmonlee ed Arcanine e ho dato... come si chiama? I rapidi artigli a Blastoise perché non è troppo veloce. Credo sia il più lento del team, infatti. Ok. Ora direi che possiamo andare. Le medicazioni necessarie le ho comprate off-screen, usando il mio denaro illimitato. Sì, lo so. Safe state. E direi di cominciare. Ok, allora, Lorelei. I suoi Pokémon si spingono dal 51 al 54. E ho deciso di grindare fino al 52. La verità è che ho fatto fino al 50. E poi ho usato due caramelle rare per persona. E le ho portate al 52.
Spero basti. Ancora una volta l'obiettivo qui è spiegare con che cosa abbiamo a che fare per ogni singolo Pokémon che troveremo alla Lega. Perciò vediamo di darci dentro, che ne dite? Ovviamente abuseremo del fatto che gran parte dei Pokémon di Lorelei è di tipo acqua. Il primo è Dewgong. Allora, questo Dewgong ha sia Surf che Gelo Raggio. Ha anche Grandine. Non è il caso di avere a che fare con la Grandine, non sotto queste condizioni. E ha anche quella mossa che adesso mi sfugge il nome, che protegge dagli status per 5 turni. Quindi lo vorrete fuori dalle scatole subito. No, ma perché sei vivo? Ma dai. Ok, questo questo è un po' irritante. D'altro canto, in questo modo potremo bruciare le ricariche totali di Lorelei, che non mi dispiacerebbe. Lo ripeto, questa è una puntata lunga perché mi dedicherò completamente alla Lega. Quindi siete avvisati. Ok, Dewgong è fatto, perfetto. Fuori uno, poi Cloyster. Allora, Cloyster ha protezione, Grandine, una mossa che si chiama Dive in inglese, che praticamente permette, è una mossa che dura due turni e che di tipo acqua, che permette di, cioè in pratica si affossa e poi colpisce, è tipo fossa ma di tipo acqua, è un pochino più forte. E ha anche spine per infliggere danni ai Pokémon che dalla nostra parte entreranno in campo. Ovviamente un'altra cosa che non vogliamo è, oltre alla Grandine, le spine. E quindi ce le leviamo dalle balle. Slowbro. Ah, questo è complesso. Allora, Surf Gelo Raggio. Ha Sbadiglio e Amnesia. Sì, Slowbro Amnesia. Il che significa che vorrete cercare di farlo fuori il più in fretta possibile. Ora, sapete che Slowbro è un muro fisico e quindi non c'è molte cose che possono colpirlo dal lato fisico, perché per motivi ovvi non userete i tipi spettro perché non sono ottimali. Cade a salvaguardia, ok. E quindi, beh, mi sa che a prescindere userete un tipo speciale contro quello Slowbro. Lapras. Lapras ha corpo scontro, Confuserei, Stordiraggio e ancora una volta Surf e Gelo Raggio. Subito, via, subito. Anche se non sono sicuro di ucciderlo. No, infatti, immaginavo. Vai per corpo scontro per qualche ragione. Interessante. Inoltre, c'è sempre un Pokémon nel team dei Super 4 che ha una Bacca Cedro. Per chi non si ricorda, la Bacca Cedro rigenera 30 HP e non è troppo rilevante, diciamo. Brutto colpo. Vai Jolteon. Infine abbiamo l'ultimo Pokémon, che è Jinx. Jinx, lo sapete già, è ghiaccio psico. Il suo particolare Jinx ha gelo pugno, attrazione, demon bacio, credo, e doppia sberla. Credo sia demon bacio. Noi cambiamo in Arcanine, ovviamente, perché questo è praticamente l'unico tipo ghiaccio rilevante di Lorelei. Demon bacio, giustamente. Ovviamente noi non siamo troppo preoccupati per il semplice fatto che doppia sberla, essendo fisico, è stato semi-neutralizzato dalla prepotenza di Arcanine e gelo pugno è resistito. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è
aspettare che Arcane si svegli. E sperare che passi oltre l'attrazione. Ed è passato. Fantastico. A questo punto uso extra rapido. Perché ricarica totale arriva, ovviamente. Vediamo se riusciamo a vedere l'animazione di extra rapido. Ah, accidenti. L'attrazione è qualcosa di difficile da togliere. Se anche non mi addormenti ogni volta, non mi farebbe schifo. Arcanine, dai. L'abbiamo scottato. Aiuta. Forse la provochiamo a usare una cura totale, vediamo. No, non sembra. Possiamo vedere extra rapido? Ok, guardate. Bam, bam, bam. Ricordiamo che extra rapido ha una priorità di più 2 rispetto alla maggior parte delle mosse. Quindi superiore perfino ad attacchi rapidi di sorta. Ed è sicuramente efficace su un Pokémon come Jinx che non ha molti... Che non ha molta difesa. Ovviamente ci curiamo. Perché dobbiamo prepararci adeguatamente. Allora, devo cambiare un attimo la pagina da Lorelai a Bruno, quindi datemi un secondo. Ok, ci siamo. Il prossimo è Bruno. Il Pokémon che abbiamo davanti è Blastoise. Il motivo è molto semplice. Bruno ha 2 Onix. Oltre ai suoi 3 Pokémon di tipo lotta. Bruno. Bruno, i livelli dei suoi Pokémon si aggirano tra il 51 e il 56. Il primo è sempre Onix. Inutile dire che un Surf basta e avanza. Per chi per qualche ragione non ha portato un tipo acqua o erba ai Super 4, sappiate che i suoi due Onix hanno entrambi Terremoto e Codacciaio. Inoltre uno dei due ha ruggito per far buttare fuori i Pokémon che avete fuori. E Roccio Tomba. Sì. L'altro ha Sabbio Tomba invece e come si chiama? E quella mossa lì, Double Edge, quella che insegna il tizio che c'è appena vicino all'uscita di Via Vittoria. Che adesso mi sfugge il nome. Continua a sfuggirmi i nomi degli attacchi in italiano, mi dispiace ragazzi. Sono stra abituato a usare quelli in inglese, dopo tutto. Hitmonchan. Questo non è un Hitmonchan che ha i pugni elementali, il che lo rende pericoloso. Ha pugno rapido. Ha anche contatore. Credo, sì. Oh madonna, hai predetto il Dodrio, ma sei serio? Ma seriamente? Ma sei una merda, ma dai. Non ci posso credere. Ha predetto il Dodrio, non ci posso credere. Dicevo, pugno rapido, contatore, roccio tomba e stramontante. Wow. Non mi aspettavo che predicesse e andasse subito di roccio tomba. Eccolo, stramontante. Aia, questa è una mossa forte. Questa è la mossa... Oh, madonna. Questa è, per l'appunto, la mossa forte di Hitmonchan. Ok, qui abbiamo un problema. Sono più veloce? Io vedo un pugno rapido, quello è il problema. Mi sa che c'è un pugno rapido qui. Infatti. La lega è difficile, ragazzi. La lega è difficile. A sto punto approfitto di Arcanine con prepotenza.
Ho qualcosa di giusto giusto per te, Hitmonchan. Ho aeroassalto. Divertiti. Roccio tomba, che ci sta, va bene. Ma non è, non è stab. E anche se mi cala la velocità non è un gran problema, perché prepotenza è entrato in funzione, diciamo. Allora, aerosalto. E sono ancora più veloce per qualche ragione, non so. Il mancione è più lento di quel che pensavo. O Arcanine è un razzo. Uno dei due. Oi là. Machamp. Gran fisico. Incrocolpo. Roccio tomba. E viso truce, sì. Questo Machamp è un problema. Senza contare che... infatti, questo Machamp ha Guts. Non usate status su di lui. Per l'amor di Dio, non usateli. Oh, così la metti, eh? Vecchio mio, bene. Machamp sarà un problema, come pensavo. Sì, procca una bacca con lanciafiamme. E dovrebbe succedere. Viso truce, irrilevante perché adesso curi o qualcosa del genere. Anzi no, non curi perché c'è la bacca. Tu hai la bacca. Il controllo del danno è vitale. Un altro lanciafiamme dovrebbe uccidere. Ora è una questione di... riesco a vivere un incrocolpo. Ho i miei dubbi. Certo, ovvio. Molto bene. Ci sta. Jinx, ti ho in riserva apposta. Levamelo dalle scatole. Niente più Machamp. Molto bene. Ok, non credo che avremo problemi con gli Onix. Adesso verrà Onix perché... infatti Onix è easy. Ho già lo raggio e so che è super efficace. Quindi... semplicemente ci passiamo sopra. L'Onix di alto livello è quello con Sabbiotomba e... e l'altra mossa, Double Edge. Era quello lì, essenzialmente. Infine, Hitmonlee. Hitmonlee ha breccia, facciata, mega calcio e Foresight, che è una mossa che permette di colpire i tipi spettro. Oh. Oh. Hype. Hit the pulsar perché adesso cura. Sfruttate sempre il fatto che ogni Super 4 ha come minimo due ricariche totali. Adesso possiamo semplicemente fare psichico e vincere contro Bruno. ...18 minuti eccitanti. E poi si gira. È un dettaglio interessante. Ok. Allora, revitalizzanti. Ne ho comprati apposta. Dove siete? Beh, è andato più o meno tutto secondo i piani, direi. Tranne l'incrocolpo, che non sono sicuro se... che sarei sopravvissuto a un incrocolpo. Un incrocolpo potenziato da gran fisico. Anche se non fosse stato un critico. Forse sarei sopravvissuto, ma... ho i miei seri dubbi. Cioè, Arcanine è un po' grosso, ma non è così grosso. Per intenderci. Adesso abbiamo Agatha. E perciò devo cambiare pagina. Datemi un secondo. Ok. Sono pronto per Agatha. Vediamo come va. Save state, perché questa è la metà difficile dei Super 4. Sto cominciando con Jinx. Il motivo? Agatha tecnicamente è un'allenatrice di Pokémon Spettro, ma sono tutti veleno.
i Pokémon che usa lei sono tutti veleno. Mandando Jinx, avrete capito anche voi che sono un po' in svantaggio. Vuol dire, è un Gengar. Non è neanche detto che riesca a ucciderlo con uno psichico. Scopriamolo. Sembra di sì, bene. Allora, il primo Gengar, perché ne ha due, ha Storm di Raggio, Pugno d'Ombra, Tossina e Doppio Team. Non è troppo pericoloso. È l'altro Gengar quello pericoloso. Golbat. Golbat ha Storm di Raggio, Morso, Veleno Zanna e una mossa chiamata Air Cutter, che non so come si traduce in italiano, che però ha una potenza di tipo 55 e non è troppo problematica. Golbat non è un problema. Un Crobat forse sarebbe vissuto, ma non penso. Se non vive un Gengar, non vive un Crobat. Arbok con la sua bella prepotenza. Questo Arbok ha Veleno Bomba. Credo si chiami Veleno... No, Fango Bomba. Fango Bomba? Sludge Bomb. È praticamente la mossa più forte che troverete in questo gioco di tipo veleno. E ricordate che veleno è fisico. Inoltre ha Codacciaio, che probabilmente userà su di me se sopravvive, perché sono debole all'acciaio. E ha Morso e Stridio per abbassare ulteriormente la difesa, come se non ce l'avessimo già bassa. Ovviamente Jinx è Jinx e sciottiamo il mondo. Perciò non stiamo avendo troppi problemi a quanto pare. Ok, è arrivato il secondo Gengar. Il secondo Gengar è molto più pericoloso. Ah, attenzione, seguitemi. Questo è il Pokémon di livello più alto di Agatha. Ha una Bacca Cedro, infatti è quello di livello più alto, quindi ovviamente è una Bacca Cedro. Palla Ombra, Fango Bomba, cioè la stessa cosa che ha Arbok, Ipnosi e Incubo. Può scegliere una serie di cose diverse per... Infatti più veloce. Non sono sorpreso. Ci sta. E che mi sciotta ci sta. Va bene. Ci può stare. Ci può benissimo stare. Non sono troppo sorpreso. Dobbiamo solo rimediare. Usando un Pokémon fisico. Possibilmente. Quindi, dicevo, può usare... un numero piuttosto alto di differenti approcci per farvi secchi i vostri Pokémon. Per far secchi i vostri Pokémon. Ricordate però che usando un tipo normale lui non può usare palla ombra e perciò è costretto a ripiegare su Fango Bomba, che non è altrettanto forte essendo veleno di tipo fisico. Detto questo, vedendo che non ho fatto troppi danni, io cambio con Blastoise. Allora, sarebbe dovuto essere Arcanine ora che ci penso. Forse era meglio. Beh, ma Blastoise dovrebbe tenere Fango Bomba bene. Surf. Sperando di non triggerare una pozione. Non sembra. Ipnosi fallisce perché Ipnosi non è precisissima, ha precisione 60. Fallisce di nuovo. Mi dispiace, Gengar. Avrei più fortuna la prossima volta. Ciao. Ok, dovrebbe esserci ancora un singolo Pokémon. Che è un Haunter. Ovviamente un Haunter. Allora, questo Haunter invece è un po' particolare. Questo ha effettivamente malo sguardo, che non è fulmi sguardo. Quello che volevo dire l'altra volta era fulmi sguardo. Questo ha veramente malo sguardo, che significa che se lo fa voi non uscite. Dopodiché ha ipnosi, mangia sogni e maledizione. Anche questo Haunter ha ha un paio di modi per approcciare la battaglia, diciamo. Questo Haunter, per esempio, ha deciso che aveva voglia di addormentarmi e provare a usare mangia sogni su di me. Purtroppo non ha funzionato. Però bisogna dare un...
bisogna dargli un 10, dare un 10 ad Agatha per il tentativo. Ha usato tre ipnosi e mi ha mancato tutte e tre le volte. Ok. Come al solito, revitalizzanti, dove siete? Solo Jinx è andato KO. Ci sta. La verità, ragazzi, sull'allenamento prima della Lega è che non ci sono molti posti buoni. Alla fine, inevitabilmente, finirete per andare ad allenarvi su gente che usa Pokémon di livello 35, perché non ce ne sono di più alti. È inevitabile. Ancora una volta devo cambiare pagina e andare su Lens, quindi datemi un secondo. Ok, sono pronto. Guardate che scena, che transizione, guardate. Ci lascia completamente convinti del fatto che Lens è l'ultima sfida, quando invece non è vero. Safe state. Inizia Jolteon per una ragione molto valida, ora la vedrete. Ciao Lens. Due dei tuoi Pokémon non sono draghi. Uno è un pesce gigante e uno è un fossile. E cominci col pesce gigante, oltretutto. Gyarados. Inutile dire che è prepotenza. Ha anche morso. La mossa che ho citato prima, che aveva uno dei Pokémon di Lorelei. Il Gyarados di Lorelei. Anche questo Gyarados ce l'ha. Twister. Non mi ricordo come si chiama in italiano, scusate. Ira di Drago. E, come ogni singolo Pokémon che Lens ha, ha Iperraggio. Quindi, sì. Ricordate che Iperraggio è fisico? Non volete che un Gyarados vi usi Iperraggio. Non volete. Quindi shottatelo. Fa bene a voi, fa bene a me. Dragonair. Allora, Dragonair di livello 54. Ah, sono in due di livello. Oh. Ok, allora. Ha due Dragonair di livello 54. Il nostro caro allenatore di draghi. Adesso è da vedere quale dei due è questo è. Questo è quello con oltraggio, ok. Quindi farà. No, non fa male, è vero. Oltraggio speciale. Grazie Maverick per avermelo detto, che è speciale, perché non ci sarei mai arrivato da solo. Allora. I Dragonair hanno entrambi salvaguardia, iperraggio e oltraggio. Uno dei due ha ira di drago e l'altro ha tuononda. Noi abbiamo un Jinx e avere un Jinx per Lens è praticamente l'unico motivo per cui ho allenato un tipo ghiaccio fino adesso. Non sono il massimo tipo ghiaccio in questo gioco, però personalmente trovo che Jinx faccia bene il suo lavoro. Ok, attenzione. Aerodactyl. Questo è probabilmente il Pokémon che vi darà più problemi. Iperraggio anche lui. Viso truce. Perché se non è già in grado di superarlo in velocità, lo farà dopo un singolo viso truce. Attacco d'ala e forza antica. Ovviamente questo mi userà forza antica per ovvie ragioni. Perciò voglio provare a sfruttare la cosa e usare Blastoise. In altre parole, entrare nel mio muro difensivo. Nonché sfruttare il fatto che Aerodactyl è debole a Surf. Che non shotta subito ci può stare, va benissimo. Oia, iperraggio arriva. Questo credo che mi uccide. No? Son vivo? Aspetta, cosa? Iperraggio non ha una forza di 150? Fisico? E fino adesso mi hai usato mosse che avevano tipo 90 o 100 in totale di potenza? Devo aver sottovalutato la potenza difensiva di Blastoise. Ok.
Allora, questo deve essere il l'altro Dragonair. Questo è l'altro Dragonair che sto dicendo. Allora, voglio curare Blastoise. Oltraggio, che ci sta, va bene. Ti ho dato geloraggio apposta, Blastoise. Nel caso ne avessi avuto bisogno e non ci fosse stato il bisogno estremo di buttare dentro Jinx. Come questo è il caso. Oltraggio, ricordiamo. Per chi non lo sapesse, dopo due o tre turni, uno a caso tra i due, confonde chi lo usa e ha una potenza minore rispetto a quello a cui i giocatori più recenti di Pokémon sono abituati. Ha una potenza di 90 invece di 120. Infine, ovviamente, il Dragonite. Questo Dragonite non ha multi-scale e quindi verrà shottato, praticamente shottato, da un geolaraggio. Non avete problemi. E se non viene shottato, beh, la bacca cedro che tiene, sono abbastanza sicuro che dovrebbe portarlo fuori dal range di cura di Lance. Vediamo cosa succede. Non so che attacco intende usare su di me. Sono abbastanza sicuro che mi supera in velocità. Questi sono i rapidi artigli all'opera, credo. Ah beh, no, è giusto, non immagino che non shotti perché sono un Blastoise e non un Jinx. Ci può stare, ci può stare. Hai fatto un gran lavoro, Blastoise. Inutile dire che Jinx rientra e finisce con un geloraggio, che non solo è più forte di quello di Blastoise, ma è anche stab. E quindi sono abbastanza sicuro che, nonostante la bacca cedro, verrà shottato tranquillamente. Inoltre Jinx è molto più veloce. Anche se Dragonite è un Pokémon relativamente veloce, non veloce come gente tipo Dugtrio, Electro, Jolteon, Jinx, gente di quel tipo, però diciamo che è nella media. Ha una velocità tipo... È tipo Arcanine, ma è tipo Drago, capito? Non so se è chiaro. E i Super 4 sono fatti. Scuola! Sì! Adesso ti demolisco, scuola. Preparati. Allora. Revitalizzanti. Siete eccitati? Io sono eccitato. Sta per finire la parte più grossa di questo let's play. E dopo dovrò prendermi una pausa e fare postgame. Sarà una cosa molto interessante, senza dubbio. Come al solito devo chiudere la pagina di Lance e aprire quella di scuola. Quindi datemi un secondo. Ok, sono pronto. Ho rigenerato i PP di di Fulmine, di Jolteon e di Psichico di Jinx off screen. E ho messo Jolteon davanti, perché ancora scuola non ha imparato che non deve cominciare col Pidgeot. Sì, infatti hai un'eccellente copertura, devo dirtelo. Pronti ragazzi? Questo tizio non scherza. Si va dal 57 e si arriva fino al 63. Pidgeot. Non è troppo diverso da quello a cui siete abituati. Invece di attacco d'ala, ha Air Assalto, nel caso voi abbiate per qualche strana ragione attacchi che diminuiscono la precisione. Air Assalto, così se ne frega altamente. Danza piuma per calare l'attacco. Turbine per forzarvi a cambiare Pokémon. E per qualche strana ragione Coso? Oddio. Turbo sabbia, ecco, così si chiama. Inutile dire che Jolteon dovrebbe fare un buon lavoro. Come sempre, i tipi volante del rivale sono sempre irrilevanti. Rhydon. Sono completamente d'accordo con questa scelta. Con quella di mandare Rhydon. Questo Rhydon ha riduttore. Coso? Viso truce. Perché devono rallentarvi a tutti i costi. Roccio tomba. E ovviamente terremoto. Come vedete, scuola è un po' più intelligente di Giovanni. Li fa evolvere i suoi Rhyhorn.
E noi andiamo con Blastoise. Terremoto, giustamente, perché avevamo un Jolteon dentro. Oh, oh, tu picchi, Raidon. Picchi tantissimo, ok. Huh. Affrontare Arcanine sarà interessante. Se non ci butta direttamente fuori. Perché l'Arcanine di scuola ha ruggito. Tu vai diretto in Venusaur invece. Ok. Allora, questo Venusaur è interessante. Oltre ad avere la Baccacedro, la solita Baccacedro, ha crescita, giorno di sole, sole al raggio e sintesi. Può curarsi. Può usare il giorno di sole per spammare sole al raggio finché non è soddisfatto con l'uccidervi tutti i Pokémon. E ha anche crescita nel caso non abbia la potenza necessaria. Quello che dovete fare è eliminarlo il prima possibile. Quello che faremo è usare Arcanine. Lui va direttamente per il sole al raggio, probabilmente perché c'era Blastoise dentro. E ci può stare, ci può stare. Allora, vediamo di tenere sotto controllo il danno che facciamo. Perché non voglio avere a che fare con il Venusaur. Se possibile. Ok. La scottatura previene parte della cura che deriva dalla bacca. Il che significa che con un po' di fortuna un altro lanciafiamme uccide. Stiamo a vedere. Un Venusaur di così alto livello ha una vita piuttosto alta. Quindi non mi sorprenderebbe. La bruciatura è molto utile in questo caso. Abbiamo molto fortuna. Sì, 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 sì. Un altro lanciafiamme finisce il lavoro. Ci sta. Ciao Venusaur. È stato un piacere conoscerti. Ci rivediamo alla prossima lega. Gyarados. Questo Gyarados ovviamente per potenza. Idropompa, ira di drago, colpo, quello di Nidoking, e morso. Ovviamente non vogliamo che beccarci un idropompa, quindi cambieremo in Jolteon. Ricordo a chi non si ricorda che ira di drago è un attacco di tipo drago che leva esattamente 40 HP al Pokémon avversario. Capirete che a livelli così alti è un po' uno schifo. Specie quando Gyarados viene shottato da un fulmine. Come sempre. Fin qua niente di strano, dico bene. E ora i Pokémon difficili, ragazzi. Abbiamo la Kazam. Inutile dire che Psichico ci fa un culo che andiamo a casa. Questo Alakazam ha Psichico, Riflesso, Ripresa e Future Sight, che non so come si traduce. Come risolviamo questa cosa? Vi chiederete? Beh, potete star certi che questo Alakazam darà sicuramente un sacco di problemi. È molto più complesso, secondo me, dello starter. Sei una merda! Sei davvero una merda. Io sono entrato in Jinx perché voglio addormentarlo. Perfetto. Tanto non mi aspetto di usare Jinx contro Arcanine. Non hai sincronizzo? Ah, sì che ce l'hai, però io insonnia! Haha! E adesso rido! Dodrio, vieni fuori! Tocca a te fare un culo grande come una casa ad Alakazam. Vediamo quanto dormi. Vediamo quanto dormi. Dormi? Dormi, dormi, dormi! Continua a dormire. Yes! Alakazam neutralizzato. Rimane solo l'Arcanine. Eccolo. Arcanine livello 61. Allora, non credo che userò Dodrio. Questo Arcanine ha lanciafiamme, extra rapido
ruggito, come ho già detto, e morso. Inutile dire che un lanciafiamme sta per arrivare, quindi... Sto pensando di andare con Hitmonlee e fare frana. Fare almeno una volta gran fisico e poi frana. Solo che sono di basso livello. Perciò è meglio entrare con Blastoise, cercare di tankare il... Scusate. Cercare di resistere al lanciafiamme, come siamo riusciti tranquillamente a fare. Usare un'iperpozione e vedere come si comporta. Extra rapido, ci sta. E io dico surf. Non è abbastanza basso da usare una pozione, quindi abbiamo finito. Una battaglia col campione fatta egregiamente, direi. Non fare il bambino a scuola. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 41 minuti. Ma scherziamo? LOL. Stroncato. Addio. E ora? Beh, registriamo i nostri Pokémon. Jolteon, uno degli MVP, Jolteon. Dodrio e Hitmonlee erano un po' di lato. Blastoise, l'altro MVP. Arcanine non ha fatto molto. E Jinx, il terzo MVP. Metà della squadra è stata bravissima. L'altra ha fatto quello, i compiti secondari che erano stati loro assegnati. Quindi direi che abbiamo fatto veramente una buona lega. Nonostante fossimo 10 livelli inferiori al campione. Perciò direi che la prima parte di questo LP è conclusa. Finalmente ce l'abbiamo fatta, eh? E qui ci sono i titoli di coda. Signori, voglio innanzitutto ringraziarvi per aver visto assieme a me questo finale. Non è un finale assoluto, nel senso che c'è anche il post game ed è quello che intendo fare. Però molti, sapendo che molti si fermano alla prima lega, voglio solo dire grazie a coloro che si fermeranno qui e non intenderanno proseguire questo viaggio. Voglio ringraziarvi per il supporto, per il grandissimo supporto che mi avete dato, tutti quanti. E non mi rimane che vedervi nel prossimo video. Questo era Pokémon Rosso Fuoco, la prima parte. Nella prossima puntata inizieremo con il postgame. Perciò, grazie a tutti, io sono Shoyoshi e questo era Pokémon Rosso Fuoco. Se il video vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, per ora abbiamo concluso. Ancora una volta, grazie infinite per il supporto. E ci rivediamo tutti insieme in un prossimo video. Bella!